Torni ad Oristano, come possiamo sentire, sono in azione proprio in questo momento i dissuasori che l'amministrazione comunale ha voluto apporre negli alberi qui di Piazza Roma circa un mese fa. Un problema che qui effettivamente è stato risolto dall'amministrazione, perché il marciapiede, come possiamo vedere, è abbastanza pulito, non è più sporco come lo era fino a 20 giorni fa, quando il guano la faceva da padrone. Un problema che però è stato risolto qui in Piazza Manno, dove esistono i persuasori, ma che rimane in altre zone della città. Qui ci troviamo in via Bellini, per esempio, proprio all'uscita, tra l'altro, di una scuola elementare, dove la situazione è decisamente meno buona rispetto a quella di Piazza Roma che abbiamo visto poco fa. Il guano qui è dappertutto, e tra l'altro un'altra segnalazione da fare è quella di numerosi uccelli, come in questo caso, che vediamo morti per terra. Ce n'è in diverse aiuole qui nei dintorni. Ecco la situazione del guano. Possiamo assicurare che l'odore non è affatto piacevole. Come dicevamo, ci troviamo all'uscita di una scuola elementare. Questo è il parco che c'è all'esterno della scuola, tra l'altro, dove si trattengono giustamente a giocare i bambini all'uscita delle lezioni, e questa è una delle panchine che insiste qui fuori dal parco. Insomma, la situazione dal punto di vista sanitario non è il massimo anche qui, ma nel giro davvero di pochissimi metri quadri abbiamo trovato un bel po' di storni morti.